Ciao, nuovo video. Ho un trucco un po' strong perché stamattina ho provato delle cose che mi sono arrivate e quindi ho questo mega trucco che penso che poi dopo girerò il video per farvi tipo la faccia del giorno. Comunque oggi volevo parlarvi di Jewel Candle, che sono queste candele qua, che sicuramente conoscerete perché se ne è sentito parlare tantissimo negli ultimi 2 anni, se non mi sbaglio, sul web. Comunque, settimana scorsa, o forse un po' di più, sono stata contattata direttamente dall'azienda dove appunto volevano mandarmi una candela da farmi provare. Voi sapete che io sono molto patita di candele, ho sempre fatto video sulle Yankee e tutto, anzi dovrei anche rifarne. E quindi ero molto curiosa di provare e quindi ho accettato questa collaborazione. Per chi non lo sapesse, le Jewel praticamente sono candele che all'interno hanno un gioiello. Nel mio caso dovrebbe esserci un bracciale. Vedete che man mano che la candela si brucia, voi andate a tirar fuori il gioiello e il valore può essere fino appunto a 250 euro. Sono gioielli in argento. Quindi adesso io non farò altro che l'ho tenuta spenta apposta perché volevo farvela vedere. A me hanno mandato questa qua, il Monoi di Tahiti. Ha un profumo paradisiaco, sembra di stare in spiaggia. Sono curiosa appunto di vedere quanto dura, se il profumo è persistente in casa e tutto. E adesso toglierò il fiocchettino. Ho dimenticato l'accendino. Adesso vado a prendere l'accendino, torno, l'accendo e la lasciamo sciogliere un attimino e scopriamo insieme che gioiello trovo appunto io in questa candela. Quindi 3, 2, 1, vado a prendere l'accendino. Ecco, come potete vedere la candelina sta bruciando. Io ho preso un ferretto e qua c'è il gioiello, non so se riuscite a vedere comunque, che si muove e lo sto estraendo. È abbastanza semplice tirarlo fuori. Adesso io ho preso un pezzettino di carta. Lo mettiamo qua sopra. Ora lo apriamo e vediamo io cos'è che ho trovato. Cerco di asciugare. Comunque la candela ha un profumo paradisiaco. Il gioiello è chiuso dentro a tutta appunto questa stagnola. Ecco, la mia paura era quella di nel tirarlo fuori che entrasse la cera all'interno. E invece vedo che è proprio chiuso per bene e all'interno c'ha ancora un sacchettino di plastica, che è questo qua. Adesso vi alzo e apriamo insieme. Vediamo insieme che cos'è. Eccolo qua. Questo è il gioiello che ho trovato io all'interno della candela. Vi faccio vedere. È un quadrifoglio
con i brillantini. Stavo guardando, ha proprio il marchio 925 Silver, appunto. E voilà. E niente, che dire, grazie appunto a Jewel Candle che mi hanno contattato. La candela avevo paura che, essendo comunque monoi, cioè avesse un profumo troppo, come si dice? Sto rimettendo a posto la candela nel frattempo. Avesse un profumo troppo invadente. Invece ha un mi sono scottata per quello fatto con la faccia. Invece ha una profumazione comunque delicata e si sente abbastanza in casa. Adesso io non so quanto durerà la candela, magari questo qua ne parleremo più avanti. Stavo cercando di aprire il braccialetto per mettermelo, per farvelo vedere poi dopo indossato. E cos'è che vi stavo dicendo? Che appunto della durata della candela ne parleremo poi più avanti, perché ovviamente l'ho appena accesa, cioè oggi pomeriggio. Niente, me lo metto dopo. E vi lascio qui e sotto nell'info box un codice appunto se volete acquistare una candela, avete uno sconto e non mi ricordo fino a quando è che dura, quindi comunque vi lascio tutto scritto qua. E spero che appunto vi abbia fatto piacere questa scoperta qua con me e l'ho fatto proprio con voi così. Abbiamo visto insieme che cos'è che ho trovato, visto che su Instagram mi avevate guardato il ciuffo qua dietro, il ciuffo ribelle, visto che su Instagram mi avevate chiesto appunto cos'è che avevo trovato. E niente, come al solito, se apri la finestra, il mio bacio ti arriva, e in questo caso sarà profumato di Monoi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccolo qua indossato. Dietro è così.